donne e libertà d'opinione. Le donne nell'Islam hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Una volta il califfo Omar ibn al-Khattab espresse una sua idea politica davanti a tutti. Allora una donna in mezzo alla folla parlò e andò contro l'idea di Omar. Omar si convinse di ciò che disse la donna e commentò dicendo: «Lei, una donna, ha detto il vero. Ed io, Omar, ho sbagliato». Stiamo parlando di diritti che l'Islam ha promosso dal 622 d.C., quindi più di 1000 anni prima che questi diritti fossero diffusi qui in Europa, in cui per secoli la situazione delle donne è stata pessima. Anche diversi filosofi tipo Nietzsche e Schopenhauer avevano idee negative sulle donne. Secondo Schopenhauer, ad esempio, le donne sono una via di mezzo tra gli uomini e i bambini. Solo a partire dalla fine dell'Ottocento, con pensatori come Mill e il suo libro sulla servitù delle donne e le prime ondate femministe, la situazione comincia a cambiare. E la cosa che stupisce è proprio notare come le donne in Europa hanno avuto questi diritti lottando e sacrificando le proprie vite, mentre nell'Islam vediamo come le donne abbiano avuto questi diritti inizialmente senza nessuna ribellione femminista.